Parliamo di Alessandro Manzoni. Prima di addentrarci nelle sue opere, vorrei spendere qualche parola sulla vita e magari aiutarmi anche con una tavola cronologica che riguarda gli episodi più importanti della sua biografia. Come leggiamo da questa tavola, Alessandro Manzoni nasce nel 1785. I genitori di Alessandro sono Giulia Beccaria e Pietro Manzoni. Giulia Beccaria è la figlia del grande intellettuale illuminista Cesare, l'autore del Trattato dei delitti e delle pene. Molto si è vociferato su questo matrimonio perché Giulia, che aveva passato gli anni giovanili in convento, era stata richiamata dal convento dal padre che aveva dimostrato poco attaccamento alla figlia proprio per cercare di darle marito. Giulia si era invaghita di Giovanni Verri, uno dei fratelli Verri, ma nella famiglia Verri, nella famiglia Manzoni erano assolutamente intenzionate a favorire questo matrimonio. Ed è così che Cesare, aiutato da Pietro Verri, trova come candidato marito ideale per la figlia il nobile milanese Pietro Manzoni, di 26 anni più vecchio di Giulia, che non fu mai contenta di quest'unione. Questa premessa è indispensabile, è necessaria, perché spiega la distanza tra Alessandro e la madre. Infatti, nel 1791, quando Alessandro ha 6 anni, viene mandato a studiare in collegio e cambierà alcuni collegi fino all'ultimo, quello di Milano, nel Collegio Longone di Milano. Ma già nel 1792, quando Alessandro ha 7 anni, sostanzialmente Giulia riesce a ottenere la separazione da Pietro Manzoni, che non ha mai amato, e fugge da Milano trasferendosi a Parigi con un altro nobile italiano molto affascinante e molto ricco, il cui nome è Carlo Imbonati. Alessandro nasce quindi in un clima familiare particolarmente burrascoso, poco sereno, e cresce senza avere un contatto vero e proprio con i due genitori. Infatti, Giulia è distante, come abbiamo visto, vive e passa la sua vita a Parigi, ma anche il padre, per ragioni anche soltanto anagrafiche, è molto distante dal figlio, da Alessandro. Nel 1805 avviene un episodio importante. Invitato da Carlo Imbonati, che muore però nel frattempo, Alessandro si reca a Parigi. Sono anni importanti questi per la formazione di Alessandro, che entra in contatto con gli ambienti intellettuali parigini, anche in virtù del suo nome. Viene volentieri accolto dagli intellettuali francesi come nipote del famoso Cesare Beccaria, del Trattato dei delitti e delle pene. Nel 1807, quando muore Pietro Manzoni, Alessandro diventa erede universale del grande patrimonio del nobile milanese. Si tratta di un momento in cui Alessandro si rende conto di potersi dedicare esclusivamente alla vita intellettuale, risolvendo così molte preoccupazioni. Insomma, non ha necessità di dedicarsi a un lavoro vero e proprio. Il viaggio a Parigi del 1805 porta Alessandro ad uno strettissimo contatto con la madre. I due diventano molto uniti, hanno una relazione molto stretta. E è proprio la madre che nel 1808 spinge Alessandro a sposare Enrichetta Blondel. Si tratta di una giovane di cultura e di religione calvinista, ma questo non costituisce un po' così, in modo un po' curioso per chi conosca l'opera di Manzoni, non costituisce, che è profondamente cattolico, non costituisce un grande problema per Alessandro. In realtà, all'altezza di questo matrimonio, Alessandro non ha manifestato una particolare adesione al cattolicesimo, e è solo nel 1810 che, seguendo le orme della moglie, che si era nel frattempo avvicinata alla religione cattolica, Alessandro opera un processo di conversione. Più che un processo, potremmo definirlo una folgorazione, perché in realtà c'è una leggenda riguardo di questa conversione di Manzoni. Pare che il 2 aprile del 1810, nell'occasione in cui venivano celebrate, festeggiate le nozze tra Napoleone e Maria Luisa d'Austria, Alessandro perda di vista la moglie tra la folla e, in preda ad un attacco d'ansia,
si precipita, si rifugia nella chiesa di San Rocco e lì prega in modo ardente, in modo sincero per la prima volta e poi all'uscita della chiesa ritrova la moglie con la quale si riunisce. Ecco, si tratta di un episodio che non è di per sé molto importante, ma risulta importante alla luce di quello che accade dopo, nel senso che possiamo leggere in questo episodio, in questo attacco di panico, in questa crisi d'ansia, la prima avvisaglia di un male, di una nevrosi che accompagnerà Manzoni poi per tutta la vita. In virtù, proprio, anzi, alla luce di questa conversione, Alessandro rivolge anche la sua attività intellettuale, più strettamente, sulla religione. Dal 1812 al 1815, infatti, pubblica i primi quattro, compone meglio, i primi quattro inni sacri. La resurrezione, il nome di Maria, il Natale e la Passione, e nel 1819 le osservazioni sulla morale cattolica. Quando nel 1820 rientra in Italia, sarà, possiamo dire, per sempre. Quella nevrosi a cui accennavo prima, quella particolare disposizione psichica che gli aveva dato le sue avvisaglie 10 anni prima, si aggrava sempre più, rendendo molto difficile per Alessandro lasciare Milano e lasciare le sue abitudini, i suoi piccoli rituali. Questa forma di nevrosi è talmente forte che, come ricorderà in un suo bel libro, Natalia Ginzburg, un libro intitolato La famiglia Manzoni, un libro in cui ripercorre appunto i rapporti familiari dietro questa numerosa famiglia. Ecco, la nevrosi di Alessandro, dicevo, come ricorderà Natalia Ginzburg, lo porterà persino a non riuscire a dare l'estremo saluto alla figlia che, malata da mesi, lo prega di giungere per salutarla, per darle l'estremo saluto prima della morte. È in questo clima che Alessandro, in questo clima anche psicologico, che Alessandro si dedica alle sue fatiche letterarie. Dal 20 al 22 l'attività sulla tragedia, vengono pubblicati infatti Il Conte di Carmagnola e viene pubblicato La Delchi. Nel frattempo vengono scritte marzo 1821 e il 5 maggio, due odi di cui dovremo occuparci. Dagli anni 20 inizia anche Negli anni 20 inizia anche l'elaborazione di quel romanzo che in un primo tempo prende la forma del Fermo e Lucia e che in un secondo tempo viene poi pubblicato, la famosa edizione del 27, con il nome di I Promessi Sposi. Nel frattempo la vita della famiglia Manzoni scorre in modo abbastanza sereno, almeno fino al 1833, quando muore Enrichetta Blondel. Alessandro vive un periodo di profondo sconforto e da questo punto in poi della sua vita inizia una serie tragica di lutti. Moriranno tre delle sue figlie, morirà la madre. Tuttavia nel 1837 il matrimonio con una vedova che si chiama Teresa Borri dà ad Alessandro le energie per affrontare una nuova stagione letteraria. È in questo clima che riesce a terminare la revisione dei Promessi Sposi, che vengono quindi pubblicati per la seconda volta, ed è in questo clima che avviene anche la costituzione delle sue ultime fatiche letterarie. Quando nel 1861 muore Teresa Borri, Alessandro non si risposa un'altra volta, è ormai anziano. E nei 12 anni che lo separano dalla morte, che avviene nel 1873, l'attività di Alessandro è un'attività che è meno fervida. Si avvicina però, e questa è una cosa interessante, all'attività politica. Alessandro aveva sempre avuto simpatie per i valori risorgimentali e a partire dagli anni 60 ha la possibilità di partecipare anche attivamente alla vita politica del paese. In particolare gli viene affidato dal ministro Broglio un incarico importante, cioè viene nominato presidente della sezione milanese della Commissione Nazionale per l'Unificazione Linguistica. Un'altra sezione era quella fiorentina.
Nel 1868, come vediamo, Alessandro presenta al ministro dell'istruzione la propria relazione che riguarda l'unità d'Italia e l'unità della lingua italiana e i mezzi per diffonderla. Fatta l'Italia, rimane il problema della separazione linguistica forte tra le varie parti del paese. La data della morte di Alessandro è nel 1873, muore il 22 maggio 1873 all'età di 88 anni. Della sua lunga vita, quindi, rimane, ovviamente la parte più importante rimane quella legata alle opere letterarie. E allora vediamo di riassumere brevemente quali sono le date più importanti, qual è la cronologia essenziale delle sue opere. 1812-1815 gli Inni Sacri, nel 1820 la pubblicazione del Conte di Carmagnola, nel 1821 il 5 maggio e marzo 1821 due odi civili, nel 1822 la pubblicazione della Delchi, nel 1827 la prima versione dei Promessi Sposi e nel 1840 infine la seconda versione dei Promessi Sposi, con quel processo di revisione linguistica di cui dovremo occuparci.